Buon pomeriggio a tutti. Intanto mi scuso per la foto sul profilo, ma serviva una foto, diciamo, a bassa risoluzione, quindi l'ho fatta dal telefonino. Fa davvero piacere partecipare a questo evento. Mi avrebbe fatto piacere vedervi di persona, visto che ho conosciuto Freelance Camp dopo il Covid, per cui, anzi, poco prima in realtà. Quindi Vero. l'evento che doveva esserci online è andato offline 2 giorni prima. E quindi mi sono dovuto accontentare. Ci saremmo dovuti conoscere dal vivo a Roma a ottobre, Roma. invece l'abbiamo dovuta fare online anche allora. Esatto. Ma bando alle ciance, visto che il titolo sembra impegnativo, ma in realtà voleva essere un po' una provocazione, nel senso che molto spesso si parla di trasformazione digitale per tutto quello che concerne le imprese e quant'altro, e ci si dimentica del fatto che il digitale ormai non è un accessorio, è un pezzo della nostra vita in tutto e per tutto, della nostra identità, degli spazi che occupiamo e se ce ne rendiamo conto, ci rendiamo anche conto del fatto che dovremo governare questa dimensione e questo è più difficile per chi ha quantomeno l'età mia. Io ho 46 anni, quindi non ci sono nato nel digitale. Già mia nipote, che ne ha 19, ci è vissuta da subito. E quindi come vedere questa trasformazione digitale? Sicuramente il digitale è uno strumento di lavoro, nel senso che tutti noi utilizziamo ormai un PC, molti di noi utilizzano anche altri strumenti sia per lavorare sia per comunicare ed entrare in relazione con altre persone o con i propri clienti. E quindi di fatto il digitale fa già parte del nostro strumentario quotidiano. Però è diventato uno strumento da una parte sempre più pervasivo e dall'altro anche sempre più potente, più utile. Parlo per gli avvocati, ma vale per i commercialisti, diciamo le professioni con cui mi relaziono più frequentemente. Noi abbiamo vissuto con terrore l'avvento del cosiddetto processo civile telematico, che ora sta riguardando tutte le altre aree del diritto, dal penale all'amministrativo. Poi ci siamo abituati, abbiamo capito che era non solo obbligatorio, ma era anche utile perché ci evitava di andare a fare i depositi degli atti in tribunale e quindi abbiamo capito che poteva essere non uno strumento di cui aver timore o con cui approcciarsi con fatica, ma uno strumento utile. Lo stesso vale per tutti gli altri strumenti che usiamo, quindi il computer, immagino un luogo dove conteniamo i dati nostri e eventualmente dei nostri clienti e ora con il Covid, attraverso appunto le videoconferenze, uno strumento attraverso il quale possiamo lavorare da remoto, quindi non smart working come si diceva nel caffè stamattina, ma lavorare da remoto significa poter lavorare con altre persone non essendo fisicamente presenti e utilizzare altri strumenti che nascono per il digitale. Quindi, diciamo, il digitale è uno strumento, ma è anche, parlando di potenziali rischi, è anche una minaccia, perché, almeno per quello che riguarda il mio ambito, ma sono sicuro che questo riguarda anche altri settori, fondamentalmente la tecnologia riesce a fare cose che noi facciamo con più fatica o in maniera meno efficiente. Pensiamo a tutti i compiti ripetitivi. Nel mio caso potrebbe essere quello di scrivere due atti che sono simili. È vero, con Word faccio copia e incolla, però se potessi avere e ce ne sono adesso, uno strumento che mi consente di inserire solo i dati necessari per gli atti più semplici, come può essere un decreto ingiuntivo, ovviamente io potrei fare N decreti ingiuntivi molto più rapidamente, con minori errori e ovviamente risparmiando tempo, e questo significa anche, diciamo, risparmiare tempo significa anche dare un servizio più efficiente e potenzialmente più economico. Però questo vuol dire che alcune cose non sono più necessarie e non è più necessario che le faccia un professionista. Ma questo avveniva anche senza il digitale, perché c'erano anche prima i contratti di buffetti, però diciamo che questo lo ha ulteriormente accelerato. Dicevo che dobbiamo esserne consapevoli perché se pensiamo di poter continuare a vendere gli stessi servizi facendo finta che il digitale non esiste, probabilmente ci stiamo perdendo qualcosa.
Per i contratti, per esempio, ci sono piattaforme con dei format, con degli avvocati dietro le quinte che ti guidano, per cui il valore della consulenza di un avvocato in questo caso non è dato tanto da come scrive il contratto, ma dalla scelta del tipo di contratto da scrivere e dalla capacità ovviamente di adattare il contratto di locazione, per esempio, al caso concreto del singolo proprietario che magari vuole una locazione temporanea piuttosto che un contratto ordinario 4 più 4 o 6 più 6. Quindi sì, è vero, la tecnologia costituisce potenzialmente un qualcosa che sostituisce le attività che facciamo manualmente, ma dobbiamo considerarlo non una minaccia, anche perché oltretutto possiamo fare ben poco rispetto al progresso tecnologico che comunque eroga servizi in una modalità diversa, possiamo fare ben di più se invece che, diciamo, rifiutare l'esistenza di qualcosa di diverso e continuare a farlo alla stessa maniera, lo utilizziamo a nostra volta come uno strumento utile. Nel mio ambito questo significa, per esempio, diciamo, confrontarsi con tutto il mondo del cosiddetto legal tech, quindi, diciamo, strumenti, tecnologie, startup e quant'altro che mirano o a migliorare il servizio verso il cliente finale o a fornire strumenti più efficienti per il professionista per fare il suo lavoro, ed è un settore che ormai sta diventando molto ampio e nel quale ha senso non solo eventualmente investire del tempo per utilizzare questi strumenti, ma se del caso anche investire qualcosa di più. Però se proviamo a rigirare questo stesso concetto allargandolo su altri ambiti, quindi mi viene in mente per i commercialisti come per gli avvocati, il contenzioso sta diventando sempre più complicato perché il servizio di giustizia funziona male, e purtroppo molto dipende dall'altra parte della medaglia che è il tribunale e i magistrati, non per scaricare, diciamo, la responsabilità degli avvocati, ma perché comunque è un'attività che non svolgiamo noi. Ugualmente per i commercialisti questo riguarda la contabilità. Ci sono strumenti, io ho un amico che ha una startup che ha, diciamo, si è concentrato proprio su questo, ci sono strumenti che consentono di gestire tutta una serie di adempimenti in maniera molto più efficace, e ora con la fattura elettronica in maniera nativa, perché il dato sorgente della fattura, quindi della transazione economica, arriva con un file che può essere gestito da un software, e quindi non ha molto senso che ci si concentri su un'attività che attendere diventerà un'attività sempre più ripetitiva, in cui i software saranno in grado di svolgere una parte importante del lavoro che normalmente facciamo noi, e dobbiamo probabilmente vedere questa situazione con la giusta, diciamo, attenzione per poi trasformarla in opportunità. Quali sono le opportunità da cogliere del digitale e in che modo incidono sulla nostra vita professionale, ma anche sulla nostra vita quotidiana? In sostanza, il digitale ci interessa sotto due profili. Uno è il profilo più intimo, più personale, quello della nostra identità, che è, come Luciano Floridi ha scritto in un paio di libri almeno, risiede nella cosiddetta infosfera. Cioè noi siamo, lui dice, organismi informazionali, significa che siamo fatti da, ovviamente, di carne ed ossa, ma siamo fatti anche da un complesso di informazioni che viaggiano oltre che, come dire, con le modalità ordinarie della, diciamo, che conosciamo, anche attraverso il web, e risiedono lì e contribuiscono a formare la nostra identità. Quindi utilizzare il web, i social e quant'altro può essere fatto, deve essere fatto secondo me con consapevolezza, sfruttando quello che significa, quindi facendo attenzione a cosa scriviamo su luoghi di cui, a parte, diciamo, la possibilità di gestire le informazioni che ci riguardano, ma comunque di luoghi su cui noi approdiamo, frequentiamo, e che conservano queste informazioni per lungo tempo. Spesso noi ci dimentichiamo anche dove abbiamo lasciato le informazioni su di noi, e contribuiscono a comunicare chi siamo. Questo è l'aspetto più complesso, perché almeno io personalmente non ho, diciamo, piena consapevolezza di tutte le sfaccettature, ma nell'ambito professionale questo significa tradurre quelle informazioni, guidare, diciamo, curare quelle informazioni in modo tale che di noi, la nostra dimensione digitale, che per esempio nel mio caso è data dai miei profili social, dalla mia pagina LinkedIn, dalla pagina LinkedIn di Prolo, del mio studio, in modo tale che arrivi una comunicazione su di noi, delle cose che facciamo, di chi siamo, di quali sono anche i nostri interessi personali, che sia coerente da una parte
quindi magari non mettiamo su Facebook le cose personali pensando che non lo legga il nostro collega o qualcun altro perché accederà allo stesso tipo di informazioni, e dall'altro cercando di utilizzarle con attenzione. Quindi con il digitale possiamo fare branding di noi stessi, possiamo diciamo, curare e diciamo, trovare nuovi contatti, relazioni con persone, e il Covid ci ha insegnato che questo ora purtroppo è l'unica modalità. Con persone che non conosciamo, che non riusciamo facilmente a raggiungere con delle modalità tradizionali, perché ovviamente diciamo, il digitale in qualche modo attenua certe distanze, ma ovviamente, come dicevo, insomma, ha altre caratteristiche. Possiamo cercare nuovi clienti, e questo nel mio mondo succede sempre di più. Saremo valutati e, come dire, in qualche modo avremo una sorta di la nostra reputazione passerà anche da lì, e se tutto questo noi riusciamo a sfruttarlo in modo corretto, diventa un'opportunità. Io nel periodo del Covid, poco prima, avevo da poco fatto più che un rebranding nel mio studio, in realtà abbiamo fatto evolvere il modello di business, e ho lanciato il sito poco prima, e ho provato a fare un test, e devo dire che non so quanto il Covid abbia accelerato alcuni processi di avvicinamento verso il digitale. Però io non avrei mai pensato fino a un pochettino di anni fa che persone avrebbero cercato l'avvocato a caso. A caso significa facendo una ricerca su Google. Invece ormai questo non è da oggi, ovviamente. Però io l'ho sperimentato con mano, oltretutto io mi occupo di alcune cose specifiche, abbastanza verticali, molto settoriali, perché mi occupo di creazione di impresa, di startup, di diritto societario e di crisi di impresa, e quindi non, per me non vanno bene tutti i clienti, ne cerco solamente alcuni. E questo però mi consente di essere molto più efficace attraverso il digitale. Quindi le conclusioni di questo discorso quali sono? Il digitale è un nuovo strumento, però il digitale ha un linguaggio. Questo linguaggio non lo apprendiamo se non siamo nativi digitali. In questo senso, un libro molto illuminante, secondo me, almeno per me lo è stato, è Baricco, The Game. Dobbiamo impararlo questo linguaggio, perché il digitale è rapido, è molto diretto. Ha tempi completamente diversi dall'offline, diciamo così, però è potenzialmente molto, molto puntuale, molto efficace. Dobbiamo capire che è un linguaggio diverso, quindi non possiamo dire le stesse cose che diciamo fuori su Facebook. Un esempio per farvi comprendere: ho difeso una persona che aveva fatto un commento offensivo su Facebook ed era stato denunciato per diffamazione, ha dovuto patteggiare un risarcimento del danno, perché quella è a tutti gli effetti diffamazione, oltretutto aggravata per il fatto che avviene in un luogo pubblico, quindi non è rivolta a una persona sola. Quindi il digitale ha meccanismi suoi, linguaggi suoi, ma non è diverso quello che facciamo lì, è diverso il luogo. Ma comprendere questo linguaggio, questa modalità di relazionarci attraverso il digitale, secondo me, è la vera opportunità che dobbiamo cogliere. Quindi, quando dicevo provocatoriamente che l'impatto della trasformazione digitale riguarda gli avvocati, ma riguarda tutti i professionisti e in generale tutte le persone, intendevo dire proprio questo. Facciamo attenzione, non sfuggiamo da una dimensione che ormai ci appartiene e della quale probabilmente, a meno che non abbiamo più di 90 anni, tendenzialmente non possiamo fare a meno, e di questa dimensione teniamo conto sia perché dobbiamo prevenire per noi e anche per le persone che ci sono vicine i rischi, e insomma, non, per i minori, per i bambini, insomma, i rischi sono più forti che per un adulto, ma dall'altro dobbiamo coglierne l'opportunità e cavalcarlo. Quindi questo è il messaggio che volevo, diciamo, condividere, e mi farebbe piacere appunto poi sapere anche che cosa ne pensate, insomma. E ho concluso. Grazie Stefano. Comunque cercare l'avvocato su Google non è cercare a caso, perché Google, cioè, ne sa sicuramente più di noi. Sì, diciamo, io non avrei mai pensato per alcune categorie, avvocato, medico, insomma, quelle che considero delle consulenze un pochettino delicate. Però sì, ormai c'è il TripAdvisor anche per noi, quindi di questo siamo poco consapevoli. Però fatto sta che io conoscevo solo una modalità: passaparola, chiedevi un amico, conosci qualcuno bravo per qualunque tipo di professione. E ora non è più così da un pochettino di tempo, ma ho sempre pensato che la mia professione, anche altre, come dire, sì, fossero meno di massa, mettiamola così, per cui magari non era proprio la prima ricerca che facevi, quella su Google.
E invece è così, cioè, quando si facevano incontri di persona mi capitava spesso che poi trovavo che cercavano il mio profilo su LinkedIn magari per sapere qualche cosa in più. E quindi insomma è una cosa che un po' mi spaventa, però è così. Quindi prima ce ne rendiamo conto e prima sappiamo gestirlo, secondo Bene, grazie mille Stefano me. Grazie a e alla voi. prossima, stavolta dal vivo. Speriamo quanto prima, assolutamente.